Oggi parleremo di un fallimento. Ciao a tutti quanti gli amici della Taverna del Nano e bentornati. Come vedete cambio di setting, già perché sto mettendo a posto la taverna e non sono impossibilitato a girare di sotto. Quindi, bando alle ciance, andiamo a vedere cosa abbiamo combinato. Ci vediamo a fine video. Allora, come potete vedere, abbiamo prima di tutto il prodotto finito alla vostra destra e quello che andrò a fare alla vostra sinistra in video. Questa volta, a differenza della volta precedente, ho scelto di fare un pre-shade, quindi ho dato colorografo un colore nero e da luce zenitale, quindi dall'alto verso il basso, ho dato col bianco, creando questo effetto di luce ombre. Questa cosa mi va a aiutare tantissimo durante la colorazione. Questi saranno i colori di base per la pelle, per i capelli, per i vestiti, per tutto quanto il resto. Li preparo sulla tavolozza bagnata. Questo mi aiuta molto prima di tutto a tenere i colori sempre bagnati e mi aiuta anche con la loro consistenza. Sono partito dalla pelle dando un paio di mani, come vedete alla vostra destra il prodotto finito con i soli colori base. Ho scelto di fare la pelle con questo colore grigio bluastro. Poi sono partito con una serie di marroni per vestiti, bende e tutte le parti in legno, per i teschi che ha sulla schiena, e cercando di differenziare, come per la volta scorsa, i diversi materiali. Come potete vedere, soprattutto in questo passaggio, adesso da video non so se si vede così tanto bene come dal vivo, il pre-shade in questa fase, soprattutto con i vestiti, mi aiuta tantissimo perché già va a creare, anche se in maniera non molto evidente appunto, soprattutto da video, ma va dolcemente a creare già degli effetti di luce e ombre che noi ovviamente dobbiamo rinforzare poi in un secondo momento, ma questo mi aiuta tanto soprattutto nelle fasi successive.
una volta colorata tutta quanta la miniatura, qui avevo dimenticato le boccettine che tiene sul fianco, alcuni piccoli dettagli. Comunque sì, una volta terminata la miniatura, questi sono gli unici due colori shade che andrò a dare. Un verdognolo per la pelle, verde marcio per la pelle, e un marrone, sempre sulla destra potete vedere il risultato finito. Come vedete si è scurito tutto tantissimo, ed è quello che vogliamo, questo è il risultato proprio che desideriamo, perché questi tipi di colori andranno a inserirsi molto bene nei recessi dei vestiti, della pelle, di tutta quanta la miniatura, creando appunto un bellissimo effetto ombre. Naturalmente in un passaggio successivo dovremo poi riprendere tutti i colori . Ecco il risultato finito. Non male, non male, ci siamo. Questi sono i colori che andrò a dare per le luci, quelli di prima e questi. Però siccome sono pigro non ho voglia di ritirare fuori tutti quanti i colori. Quindi ho ripreso semplicemente i colori base, li ho ridati sulla miniatura e poi ho aggiunto anche quelli per salire e schiarire tutto quanto il petto. Qui vado un po' più veloce perché sennò la storia è lunga.
Come vedete qui faccio tutti quanti i dettagli per filo e per segno. Sono ancora molto convinto del mio lavoro, ogni tanto scappa fuori il mio testone perché l'età avanza e non vedo niente, devo usare gli occhialoni. Poi scelgo di fare una cosa un po' particolare, ovvero scelgo di prendere, qui faccio i denti, ma soprattutto, come vedremo un po' più avanti, scelgo di prendere il nero e di fare l'ombra. Fare l'ombra è un effetto molto molto carino, ma anche molto molto semplice, ovvero prendo effettivamente dove è plausibile che venga l'ombra, ecco lo shade, do più di una mano sul pavimento, come vedete io adesso mi aiuto col phone per asciugare più velocemente il pezzo, mi sono anche messo il pezzo contro luce in modo che potessi ripassare la vera ombra, e con più mani insomma alla fine dei giochi si otterrà questo effetto ombra, come già qui potete vedere. Poi cosa è successo? Perché ho detto all'inizio video che questo era un fallimento? Perché è arrivato a questa parte del video, ho incominciato a stancarmi del pezzo che stavo disegnando. Era annoiato. Non mi piaceva, o meglio, mi piaceva, ero contento, ma mi annoiava, niente di che. Volevo dargli qualcosa in più. E così quell'ombra per terra mi ha dato un'idea. E ho detto, ma se gli mettessi una fonte di luce molto forte, tipo la fonte di luce di un camino? Ho detto, why not? Poi ho pensato, ma facendo così vado ad azzerare tutto il lavoro che ho fatto. E ho detto, sti cazzi. E così ho fatto. Questo è il risultato che ottengo alla fine. Come vedete gli ho dato prima il bianco con l'aerografo per simulare la fonte di luce. Poi ho dato un rosso e un glaze blu sul dietro, perché mentre davanti volevo coprire molto perché la botta di luce doveva essere molto forte, sul dietro volevo col blu glaze, volevo un effetto più simile a una luce della luna, mettiamo, o comunque illuminata nella notte, per fare contrasto con i rossi gialli davanti. Qui, come potete vedere, ho zompato una parte semplicemente perché non era venuto male il video. Ho dato con l'aerografo prima con il rosso sul davanti, anzi con l'aerografo ho dato prima il bianco come si vedeva, poi gli ho dato un rosso, poi gli ho dato un arancione e poi gli ho dato un giallo, stando sempre più vicino alla miniatura per far sì che le zone che venivano colpite erano sempre più piccole. Naturalmente non sparavo al 100% con l'aerografo, ma con una diciamo potenza sul grilletto del 20%, quindi veramente molto piano, per cercare di dosare al massimo l'uscita del colore. Una volta fatto questo ho preso il giallo puro e ho incominciato a rifare tutte le luci, poi ho preso una punta di bianco, l'ho messa nel giallo e piano piano ho iniziato a schiarire, e questi sono i passaggi che state vedendo. Naturalmente quando si va a schiarire un pezzo che si fanno le luci, ogni passaggio devo ridurre la superficie che vado a pitturare, così che posso creare questo effetto di luce in un punto molto molto chiaro che via via va a scurirsi. Intanto sulla destra vedete le foto per tutte le varie angolazioni, e in un secondo momento, come si vedrà, ho scelto anche di rinforzare il blu per creare molto il contrasto luce-ombra, come si vede qui soprattutto in questa foto laterale. Come vedete la gamba è metà al buio e metà illuminata, questa da un forte. Il contrasto tra queste due luci è il grosso dell'effetto. Qui sulla destra potete vedere la miniatura da dietro, con una prima mano e il rinforzo. Ora, è veramente tutto inutile il lavoro che ho fatto? No, il lavoro che ho fatto in precedenza non è inutile perché, come potete vedere anche dalla foto, va a creare una serie di tonalità di blu differenti in base ai colori che c'erano sotto. Però potevo pensarci anche prima, in effetti. Ora, ecco il risultato finito. Ditemi cosa ne pensate.
Mannaggia te, ma sono contento. Sono contento, mi piace molto il risultato. A voi vi piace? Cosa ne pensate? Spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate un like, scrivete i commenti, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, fate tutte quelle cose che per voi costano zero, invece a me aiutano un casino, soprattutto adesso che siamo all'inizio del canale. Cosa abbiamo imparato oggi? Beh, praticamente niente, che sono un coglione, che potevo pensarci prima a come fare la miniatura e non in corso d'opera. Questo video non ha morale, proprio zero, spaccato. Però mi rimane una bella miniatura che può fare a botte con quella precedente. Ci vediamo!